Volevo solo velocemente, perché siete stanchi, sottolineare, avete visto come le lobby lavorano sottilmente? Vi faccio notare una cosa, luglio 99 abbiamo detto, fanno una legge, qualcuno la fa, passa inosservata, noi ci abbiamo messo 6 anni, 5, Michele, per renderci conto. Qual era il messaggio del potere, delle lobby? Facciamo una legge settoriale che riguarda solo quei 4 poveri studenti per preparare la strada al colpo di Stato, tanto nessuno se ne accorge. E infatti l'opinione pubblica fino a oggi ha continuato a dire, ma chi se ne frega, scusate il termine, del numero chiuso, ma chi se ne importa, perché tanto riguarda solo quegli studenti lì. E invece no, riguarda tutta la società per 2 motivi. Primo, perché quando viene lesa la Costituzione riguarda tutti noi. Secondo, perché noi stiamo perdendo la risorsa più importante del paese, che sono i giovani che stanno andando via, sono più di 40.000 studenti all'estero. Allora, una mia paziente con la quale parlavo tempo fa, infatti questa frase è stata riportata nel libro, una psicologa, mi disse, è vero, questa cosa del numero chiuso è crudele, e poi commentò così, ma una società che fa del male ai suoi figli, che società è? Ecco, riflettiamo su questo. Questo per quanto riguarda i giovani. Poi riflettiamo anche sull'ultima cosa, che non è che riguardi soltanto gli studenti. Perché? Perché se una persona, anche a 50, a 80, a 100 anni, volesse studiare per arricchire la propria anima, cioè lo studio non è solo finalizzato al lavoro, per loro sì, ma per noi, perché non può iscriversi all'università? Per una seconda, terza, quarta, quinta laurea, o comunque per il piacere di farlo, non si può. Questo è gravissimo, questo coinvolge tutti noi. Ecco come il potere agisce subdolamente. E noi con questo libro vogliamo proprio mettergli alla gogna. Non pensino, e questo è un monito anche al Ministro, che togliere, come si sta dicendo, il numero chiuso, farlo alla francese, poi una stupidaggine perché dobbiamo sempre copiare gli stranieri. Alla francese vuol dire che il numero chiuso viene spostato al secondo anno, solo quello. Noi si deve fare all'italiana, cioè togliere al 264 e tornare a prima del 99, come si è fatto per generazioni. Scusate. Ecco, allora, questo che dobbiamo fare adesso. Noi dobbiamo ribellarci a questo sistema. Dobbiamo ragionare e dire tutti assieme, ma devono esserci gli studenti. Perché gli studenti hanno cominciato adesso a prendere coscienza. Quando nel 2008 noi abbiamo lanciato la primavera studentesca, c'erano lì i genitori in piazza, pochi studenti, i docenti, perché c'è una grande maggioranza di docenti universitari e non che dice il numero chiuso è buono. Allora anche qui qualcosa non va. Cioè la società tutta deve prendere coscienza che siamo sotto un regime di tante lobby, lo Stato non c'è più. Denunciamole finalmente. E allora, concludo, non è che togliendo il numero chiuso, ammesso che lo tolgano, finisca lì, perché 15 anni di massacro sugli studenti e le loro famiglie, 15 anni di bugie di Stato, gliela lasciamo passare? No, io li voglio vedere alla sbarra degli imputati tutti questi, ma dal 2000 in poi, e deve essere un maxi processo, quello sì, e tutto il paese deve essere lì e devono rendere conto al paese. Vi ringrazio. Bravo.